da vittima di una efferata rapina denunciata per simulazione di reato, furto e calunnia. Maria Senape, ex titolare del bar La Rosa dei Venti ad Arezzo, che 2 settimane fa aveva denunciato una rapina all'interno del suo locale, secondo la squadra mobile mente. Lei nega ogni addebito. È stato denunciato anche un bolognese di 43 anni domiciliato ad Arezzo per furto aggravato e simulazione di reato in concorso. La donna aveva raccontato agli inquirenti di essere stata picchiata, legata e poi derubata dell'incasso delle slot. È stato un uragano addosso, perché mi hanno preso, scocciato il braccio, cioè non so nemmeno se ho avuto paura, non mi sono resa conto di niente. Tutto sarebbe dovuto accadere intorno alle 4 del mattino, ma già dalla telefonata al 113 il racconto della donna era sembrato poco credibile. Alternava momenti in cui l'ansia e l'emozione non le permettevano di esprimersi ad altri in cui invece era lucidissima e chiara nella descrizione dei fatti. Sicuramente col fatto che scendevo al locale sapendo che giovedì vengono a portarle via, può darsi che io mi abbiano sentito. Penso che a sto punto qualcuno che sapevano già i miei movimenti. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza del bar, i poliziotti hanno ricostruito tutto. In realtà erano state oscurate con una bomboletta spray, ma la vernice colando ha permesso comunque la visione di ciò che stava accadendo. A casa del 43enne, il finto rapinatore, sono stati ritrovati gli attrezzi usati per lo scasso delle slot, mentre a casa di Maria Senape parte dell'incasso, circa 1.640 euro in monetine. Lei si sarebbe giustificata dicendo: «L'uomo mi ha minacciata, mi ha costretto a non rivelare nulla alla polizia. Il rapinatore», ha aggiunto, «mi ha costretto a tenere in custodia i soldi e mi ha detto di riferire che erano stati malviventi dell'Est». Quando mi hanno detto che dovevo star ferma, mi sembrava una cadenza rumena, credo.